Bentornati al Caffè Amaranto, nuova puntata di A Tutto Campo. Dunque, l'Arezzo fa quello che doveva fare, probabilmente al di là della sofferenza finale poteva starci anche una vittoria più larga. Comunque di buono c'è il ritorno dei tre punti, un Arezzo che si conferma nell'altissima classifica in una giornata dove sicuramente si è scritta probabilmente la pagina più ridicola e assurda del calcio professionistico italiano, con quello che è accaduto a Cuneo, con il proprio Piacenza sceso in campo a tutti i costi, mandato in campo a tutti i costi dalla federazione, dalla Lega, probabilmente per metterlo alle spalle al muro, e invece con questo modo di creare un calendario per il proprio Piacenza si è davvero creato un nuovo assurdo, con 7 giocatori in campo, tra cui il massaggiatore senza allenatore, tra l'altro con un tesseramenti da verificare, e il risultato è stato 20-0. C'è stato un giocatore che per la prima volta ha segnato 6 gol in una sola partita. Ora, mentre vi parliamo, ancora non ci sono stati i verdetti del giudice sportivo, tutte le istituzioni, tutti i giornali gridano allo scandalo, però è uno scandalo che si poteva evitare. Io saluto Giorgio Ciofini. Ciao a te Fabio. E Luca Morosi, che ieri era a vedere l'Arezzo, come sempre. Ciao Fabio, buonasera. Di Chiavari. Allora, prima di parlare chiaramente della partita, insomma, del momento dell'Arezzo, è davvero pazzesco, intanto... Tutti ci siamo un po' meravigliati, Giorgio, di quello che era accaduto la settimana scorsa, cioè tutti aspettavano la radiazione, come era avvenuto per il Matera, del Propiacenza, Propiacenza che aveva già avuto radiata la Berretti, quindi già questo è incredibile, cioè si radia la Berretti e non si radia la prima squadra. Non solo, si rifà il calendario perché loro avevano saltato 3 partite, diciamo, per loro responsabilità, poi era stata la Lega a sospendere le gare. E si rifà il calendario, questo presidente a tutti i costi trova una lista di 7 giocatori senza allenatore, senza medico, e quindi la partita si gioca e finisce così. Fabio, io non ho parole, ma non ci sono parole, nessuno può trovare parole alla incredibile situazione che si sta verificando. Io credo che il massimo per me è l'indignazione dei nostri, di Ghirelli e di Gravina, che hanno espresso indignazione, ma sono loro, sono indignati di se stessi, io credo, perché effettivamente sono loro gli autori di questo scempio, che io non trovo aggettivi per qualificare quello che sta succedendo. Anche i peggiori non riescono a essere altrettanto efficaci per descrivere la situazione, che effettivamente supera qualsiasi ipotesi assurda, cioè io non so più neanche quello che dire, insomma. Ora si indignano, cioè il lato buono qual è di tutta questa situazione? Che finalmente anche i grandi giornali si sono accorti che in Serie C sta succedendo questo, ma ci rendiamo conto che noi non contiamo niente, cioè noi non contiamo niente, cioè quello che è stato possibile fare, perpetrare ai danni della terza serie, non sarebbe stato possibile minimamente farlo anche in Serie B, tutto quello che sta succedendo, cioè su di noi hanno scaricato tutte le loro colpe, tutte le loro assenze, tutte le loro cretinaggini. Io non, ripeto, vorrei dire parolacce, ma non voglio, perché in fondo non voglio mettermi alla loro bassezza. Comunque, ecco, ripeto, c'è un piccolo lato positivo in tutto questo, che finalmente i mass media, la grande stampa, anche le televisioni, ho visto Sky ieri sera, hanno fatto servizi su una cosa di cui non si era accorto nessuno. Beh, insomma, già questo è qualcosa. Visto dagli occhi di un tifoso, già l'Arezzo, la tifoseria dell'Arezzo aveva preso questa posizione forte e anche, devo dire, forse anche giusta, insomma, per non essere entrati contro la Juventus Under 23, perché comunque è un calcio che non ci piace, anche perché una sola squadra che poi, insomma, un po' il campionato lo falza, alla fine quello che è diventato il minore dei mali in confronto al Propiacenza. Diciamo che ci sono una serie di problemi che ha che ha la Lega di Serie C. Gli ultras fecero bene, i gruppi organizzati, a non entrare per sostenere appunto questa loro protesta, che si riferiva solo in questo caso alle squadre B, però è un problema più grosso che riguarda tutto il sistema in Serie C. E vediamo ogni anno, noi siamo stati noi stessi purtroppo protagonisti l'anno scorso di problemi societari, vediamo ogni anno che ci sono delle squadre in difficoltà che non possono arrivare a fine stagione.
e anche se questo caso della propria scienza effettivamente è eclatante, non era mai successa una cosa del genere. Pensiamo che è una squadra che non ha comunque più una rosa, non ha più una rosa, ha dovuto tesserare dei ragazzini, mandarli allo sbaraglio senza un direttore sportivo, senza un allenatore, senza uno staff medico, niente. Quindi veramente ieri si è toccato il fondo e spero che questo clamore mediatico costringa anche la Lega finalmente a prendersi le sue responsabilità, insomma. Tra l'altro è arrivata intanto un'altra penalizzazione, un altro meno 8, perché il proprio Scienza è andato a 0 punti, la Lucchese è passata al penultimo posto, il Cuneo che sta facendo tanti punti sul campo ma ne ha persi altri 8 anche oggi. Anche questo è un modo per invalidare ancora più una stagione che non ha più niente di logico, cioè tu pensa che poi ci saranno squadre fra un po' che saranno già retrocesse, quindi questo campionato, le ultime partite cioè le giocherà così, tanto per fare, con squadre che non hanno più nessun interesse alla classifica. È chiaro che viene ulteriormente falsata la situazione, che già ora è ridicola, ma non per colpa di nessun altro tranne che dei signori che ho prima nominato, che si indignano di se stessi. Beh, io no, davvero non c'è limite al peggio, ma penso che prima è stato detto, è stato toccato il fondo, speriamo veramente che lo sia, ripeto, perlomeno come dicevo prima, la stampa, i mass media importanti una volta tanto si stanno interessando anche di questo caso, che davvero rasenta l'impossibile. Arezzo poi ovviamente è spettatore interessato perché dovesse scattare questa, non sappiamo cosa debba ancora succedere per non farla scattare, scattasse la radiazione del proprio Scienza, ovviamente l'Arezzo avrebbe da guadagnarci perché alcuni avversari perderebbero punti, se dovesse scattare anche l'esclusione del Cuneo e della Lucchese, che non hanno comunque finito per il momento il giro di andata, nemmeno loro hanno dei recuperi, la classifica quindi avrebbe ulteriori ripercussioni perché anche loro devono pagare questi 350.000 euro della fideiussione che non era buona, quindi certo Fabio, è proprio così, cioè questo campionato secondo me a questo punto io giudico improbabile che Lucchese e Cuneo trovino i soldi che non hanno trovato fino ad ora in mano a società anche queste perdute, insomma sono state fatte iscrivere con una fideiussione così farlocca e fino ad ora si è fatto finta di niente. Vabbè, oggi dovrebbero trovare i soldi per pagare questa fideiussione. Io credo che questo sia difficile, comunque al di là di tutto, cioè per l'Arezzo, visto che parliamo di Arezzo, non sarebbe un grande affare, perché in effetti con la Lucchese abbiamo preso 4 punti, quindi restituiremmo quello che ci verrebbe assegnato invece dal Piacenza, ma comunque questi sono aspetti che riguardano l'Arezzo, insomma francamente anche poco sportivi, che mi interessano fino a un certo punto. Quello che invece mi interessa sottolineare è che ancora una volta è stata fatta un'assurdità, ma cioè a me scandalizza soprattutto che si scandalizzino gli autori di se stessi, gli autori di questa assurdità. Sì, anche perché tutti dicono che questa cosa era già risaputa quest'estate, quindi scandalizzarsi adesso serve a poco, cioè questi non erano in regola e quindi andavano fermati prima. La Scienza penso che non abbia mai pagato gli stipendi da inizio stagione, quindi insomma è una cosa che si sa da giugno, luglio, insomma da quando c'è le iscrizioni, da quando ci sono le iscrizioni, che ci sono delle difficoltà a livello societario e dopo ovviamente una volta che le fai iscrivere però non è scontato, è automatico che poi possano proseguire l'attività. Se posso aggiungere una cosa, è brutto guardare a livello di quanto ci può far comodo avere 3 punti in più, 3 punti in meno. Ricordiamoci che anche noi l'anno scorso insomma abbiamo rischiato di essere estromessi a campionato in corso e io penso per esempio a Cuneo e Lucchese, mi auguro che riescano in qualche modo ad andare avanti perché comunque hanno ancora una squadra che gioca in campo e che si impegna, una dirigenza più o meno, insomma un allenatore, un direttore sportivo, hanno una tifoseria e dei dipendenti. Caso diverso secondo me la propria Scienza, che veramente non c'è più nessuno, a parte magari quei pochi dipendenti che poveretti fanno il loro lavoro, però non c'è veramente nessuno, non c'è nemmeno una tifoseria, diciamocelo onestamente, che possa in qualche modo provare a fare della raccolta fondi come è successo con noi per esempio. Quindi ecco, scinderei un po' il caso della propria Scienza, che secondo me è da radiare senza se, senza ma,
e da Cuni e Lucchese, che io mi voglio augurare che riescano a trovare il modo di finire la stagione, lo dico onestamente. Poi non si capisce, e poi ci fermiamo su questa parte, qual è l'interesse anche di questo Po' Piacenza nel tirarla tanto per lunghe, perché sul campo non si salveranno mai. E cosa c'è dietro? Cioè, perché qualcosa dietro ci deve essere per forza, no? Si parla di Lotito addirittura, no? L'ha detto anche il segretario dell'Asso Calciatori, no? Ha tirato in ballo Lotito per quello che è successo ieri. Io non so che razza di giochi ci può essere dietro una cosa di questo genere. Beh, insomma, fatico a, per quanto la fantasia ce l'abbia anch'io abbastanza, fatico a immaginarmelo. Credo invece, sono d'accordo con lui, che io spero che anche loro, cioè le due delle tre, che sono la Lucchese e il Cuneo, riescono a salvarsi. Però ricordo che l'anno scorso l'Arezzo dovette fare un'impresa totale per... E quindi sottolineiamo come questo sia altamente improbabile, cioè quel miracolo che è riuscito ad Arezzo, insomma, non credo che sia facilmente ripetibile, però io me lo auguro, sono d'accordo con chi parlava prima. Invece, ripeto, quello che proprio non concepisco è questa situazione, che ha dei precisi responsabili, non è vero? Cioè, e i responsabili sono coloro che si indignano oggi, fanno finta di niente. Spero, ripeto, come ho detto la prima volta, lo ripeto per la terza volta, ora che è esploso il bubbone, anche finalmente anche la grande stampa si sta occupando di noi piccolini, ecco, che vengano prese delle decisioni, ma una volta per tutte, perché in Italia nessuno si assume la responsabilità di niente, tutti sono responsabili di tutto. E la responsabilità invece è precisa, e quindi sono i signori della Lega. Ora, prima i signori Gravina e Ghirelli, tanto per non far nome, ci devono tirare fuori da questa situazione alla svelta. Torniamo subito. Di nuovo insieme dal Caffè Amaranto. Ci ha raggiunto quello che qui leggo: ex vice sindaco, guida il karaoke e canta. Sei te questo? Sì, è la mia attività principale adesso, lo sai, sì. No? Sì. Qui ti abbiamo convocato però per un altro motivo. Perché il mio motto è una vita in vacanza. Infatti ti vedo bello, sempre bello rilassato. Insomma. Ti abbiamo chiamato non solo per il tuo passato, da quello che lui ricostruì, lo sai la storia, lui ricostruì con Graziani, vero? Raccontagli un po'. Sì, 5 anni nell'Arezzo. Quando ci fu il fallimento, dopo il fallimento? Dopo il fallimento, con il comitato, se ricordo, con Ficcai, Vittorio Beoni, Graziani e qualche altro... Mi chiamarono per gestire l'amministrazione e quindi portai... Era ai tempi del famoso convento dei Fratecito, lui contava le noci, lui stava attento a farle tornare. Era sempre una leticata, perché non tornava mai, te lo dico. Perché nel calcio tornano poco. Dopo invece ti voglio fare delle domande, siccome domani ci sarà questo CDA, chissà cosa verrà fuori, chiarificatore o non chiarificatore dell'Arezzo, dopo queste frizioni, insomma, sempre più evidenti tra la Cava e Anselmi, ti voglio fare delle domande da esperto di società, ok? C'hai lo statuto? No, ce l'ho lo statuto. È un problema. Insomma, con la tua lungimiranza ci aiuterai. Diciamo le varie possibilità. Allora, volevo tornare sulla partita però, come hai visto l'Arezzo sul campo? Ma, guarda, ieri penso che sia stata una prova decisamente di forza, un primo tempo soprattutto dominato, con moltissime occasioni, ci ha voluto un portiere avversario davvero eccezionale per sventare 3-4 occasioni nitide. E la prestazione c'è stata, ma come c'è stata quasi sempre, devo dire la verità, forse l'unica partita un po' sottotono ultimamente è stata quella con la Juventus Under 23, poi per il resto l'Arezzo l'aveva sempre controllata, nonostante i risultati finali. E, quindi insomma, ecco, anche ieri eravamo riusciti a complicarcela un po', però insomma sono contento che siamo riusciti a mantenere il risultato e la prestazione è stata buonissima. Tante occasioni da gol, sono contento che Brunori abbia segnato ancora, perché dopo qualche giornata che era stato fermo è ripartito a segnare, quindi ci sono tutti buoni segnali, buoni segni che l'Arezzo insomma c'è, è vivo, non c'è nessuna difficoltà, nessuna crisi insomma. Accanto a Malato si è presentato il suo vice ieri in conferenza, sentiamo. Diventa tre punti importanti, ecco. La squadra comunque anche nelle precedenti partite aveva fatto quello che doveva,
Poi molte volte nel calcio succede imponderabile quello che ci è successo col Siena, ma anche nei recuperi col Pontedera, ecco, con la Juventus, quindi ogni tanto ci sta a cambiare. Oggi la squadra è partita bene, ha espresso il solito calcio, poi chiaramente regalando quel gol lì con un errore di superficialità, chiaramente abbiamo rimesso in gioco una partita che era fondamentalmente chiusa. Però dobbiamo riconoscere che comunque la squadra è riuscita a portare a termine i tre punti, che era quello che poi contava, ecco. È mancato il colpo del capone, nel senso che comunque oggi le occasioni ci sono state, forse più per il bravura del portiere avversario che per dei meriti della Renzi. Beh, ci sono anche gli altri, i meriti vanno al portiere loro, che ha parato, che ha fatto le ottime parate. Il merito nostro è di mettere una partita, ripeto, chiusa. Purtroppo la gestione è sempre difficile, quando le partite sembrano facili basta poco per rimetterle in gioco. La linea è sottile e la squadra deve continuare a crescere come sta facendo, noi siamo contenti. Sulla partita ha deciso comunque l'episodio del rigore dalla panchina, come l'avete visto? Ma noi eravamo talmente distanti che sinceramente non abbiamo visto nulla, non abbiamo rivisto le immagini. Stare a parlare dei rigori se c'era o no, noi guardiamo la prestazione che fanno i ragazzi, siamo contenti di quello che hanno fatto, sapendo che dobbiamo ancora migliorare. Giorgio, dopo tre pareggi ci voleva questa vittoria? Beh sì, in un colpo solo abbiamo sconfitto la pareggite e la rimontite, anche se la rimontite non del tutto, come sottolineava, perché anche ieri una mezza rimonta era stata fatta. E dopo aver largamente dominato per sempre, praticamente fino agli ultimi, fino a quel punto, davvero non è abbastanza inopinato quello che era abbastanza inopinabile quello che è successo negli ultimi minuti, dove l'Arezzo ha rischiato addirittura di pareggiare un'altra volta. Però tutto è bene quello che finisce bene, conta aver vinto, la vittoria è importantissima perché scaccia delle ombre, delle streghe che si stavano affacciando nella mente e nella testa dei ragazzi, e questo è decisamente necessario, ecco. Quindi prendiamo questa vittoria senza troppi commenti, come un ritorno alla fiducia, a guardare avanti, diciamo così, a un campionato che ancora vede l'Arezzo protagonista, e se non proprio per il primo posto, io non credo che sia possibile, comunque non mettiamo limiti alla provvidenza, comunque diciamo che per il podio, dal terzo, soprattutto per un terzo posto che ci permetterebbe di giocare le semifinali, non dimentichiamo, di giocare praticamente due partite per andare di sopra, e per me, ecco, il terzo posto potrebbe essere l'obiettivo che dobbiamo cercare di raggiungere di qui alla fine della stagione. Per quello che hai visto ce la può fare? Penso proprio di sì. Io ho visto quest'anno in televisione, perché allo stadio è un po' che non vengo, però si è visto veramente di giocare il calcio ad Arezzo, perché erano un po' d'anni che non si vedeva. Invece questa squadra mi sembra che abbia dei schemi ben precisi, delle volontà ben precise, e sta dimostrando di avere un bel calcio. E con un bel calcio prima o poi i risultati vengono. E logicamente quando poi succedono vari fatti che sono ripetitivi, un po' ti mettono l'angoscia. Però questa angoscia deve sparire da parte dei calciatori, e gli ultimi 5 minuti ci devono fare stare un po' più tranquilli, è tutto lì. Ieri, dopo tanti gol sbagliati, la pompa di paura è venuta. Si sono rivisti i fantasmi delle ultime rimonte, è chiaro. Quando vedi che prendi il gol alla prima occasione che concedi per un errore tuo, perché praticamente glielo fai fare te, è chiaro che ti ritornano un po' le paure delle ultime partite. Però meno male che stavolta l'abbiamo portata a casa, sono tre punti fondamentali, insomma. Sentiamo Cutolo. Questa partita penso che tutti ci siamo resi conto che poteva finire veramente 7-8 a 1, perché abbiamo preso. Io ho perso il conto delle parate, perché veramente il portiere loro penso che sia stato il migliore in campo. Cioè, è normale che dobbiamo essere ancora più cinici, quello forse se possiamo recriminare qualcosa, però penso che comunque abbiamo fatto ancora una volta una grandissima prestazione. Poi ci sta un momento, magari anche arrivando da qualche risultato
qualche pareggio di troppo ti viene un po', ecco, no paura, però un po' di tensione diversa rispetto a un po' di tempo fa, però penso che oggi non ci siano, veramente c'è da fare solo i complimenti, perché sapevamo che non era facile, perché l'abbiamo interpretata veramente nella maniera, secondo me, perfetta, e non a caso si è visto in campo. Dovevamo concretizzare di più, però veramente abbiamo fatto una grandissima prestazione, perché penso veramente che abbiamo avuto, io non ricordo tutte le occasioni che il portiere veramente ha fatto miracoli, sia su di me che su Matteo Brunori, veramente abbiamo fatto una prestazione importante. Diciamo che questa è un po' una caratteristica di questa squadra, di cercare sempre il palleggio, e questo lo stiamo facendo veramente dall'inizio della stagione, quindi non so se sia stata la miglior prestazione esterna, ma di sicuramente una prestazione importante, ecco, perché è veramente al di là di qualche, ripeto, qualche pareggio nell'ultimo periodo, però ecco, la prestazione c'è sempre stata, la squadra ha sempre interpretato bene la partita, quindi noi dobbiamo continuare così, avere ancora più cattiveria in certi momenti della partita dove veramente vanno chiuse e vanno messe in cassaforte, perché più si assortigliano le partite, più diventa difficile e complicato, e noi dobbiamo cercare di arrivare più in alto possibile, uno per volta. Io magari mi smentisco, perché rivedendo le nostre immagini, e non a caso ieri ritiro, abbiamo fatto comunque un'ottima prestazione anche l'altra sera. Non sono d'accordissimo dal punto di vista fisico, perché nel secondo tempo abbiamo interpretato in maniera diversa la partita e magari si è visto qualcosa, ecco, di diverso rispetto al solito, ma questa squadra comunque sta bene, c'ha voglia, corre, perché comunque lavoriamo veramente tutti in maniera importante, poi in qualsiasi momento cerchiamo di farci trovare pronti tutti, quindi oggi era pure un po' di caldo rispetto al solito, e penso che la squadra abbia risposto alla grande. Colgo l'occasione per ricordare la scomparsa di Lauro Minghelli di 15 anni fa, io approfitto veramente per dedicare questa vittoria a Lauro Minghelli da parte di tutta la squadra. Sicuramente un bel gesto nei confronti di un campione che ha lasciato una traccia indelebile. Assolutamente sì, ci tenevo a ricordarlo e sono contento che, ecco, di far coincidere questa triste scomparsa con una vittoria nostra dedicandola a Lauro Minghelli. Terza parte di A Tutto Campo, e allora, come vi dicevo, domani nel tardo pomeriggio ci sarà questo CDA che dovrà chiarire o non chiarire, perché diciamo è anche difficile capire come la cosa si possa ricucire, almeno a sentire le due parti, perché sembrano due parti, cominciamo da Giorgio, anche per dire che è una situazione piuttosto antipatica che si è venuta a creare, che per fortuna non ha avuto ripercussioni in campo, però insomma quell'armonia che con tanta fatica si era creata l'anno scorso, dopo l'impresa totale, a pochi mesi di distanza, per motivi ovviamente che non possiamo conoscere, perché ovviamente ognuno, e l'abbiamo sentite le ragioni dell'uno e dell'altro, siamo di nuovo in una situazione conflittuale, non ci aspettavamo a così pochi mesi di distanza. Sì Fabio, al di là del contingente, a me mi preoccupa la prospettiva, perché insomma è la base di tutto, e qui lo sa anche il mio amico, perché lo ripetiamo da tanti anni, il mio amico Marconi, è la società che poi, diciamo così, incide sull'andamento di tutto, a cominciare dalla squadra ovviamente, e quindi sono un po' preoccupato per questo, non tanto per l'immediato, io credo che l'immediato si sistemerà, ma a me piace guardare oltre l'immediato e quindi vedere quello che si era auspicato anche quest'estate, no? Un centro sportivo dove finalmente far crescere i nostri ragazzi, una società solida che fa un programma triennale, poi se andiamo in B il primo anno meglio ancora, ma dico una programmazione, e una programmazione necessita ovviamente di una società forte, importante, che ha la capacità di gestire tutto questo, ecco. Questa prospettiva ovviamente può essere facilitata anche dai risultati della squadra, quindi il risultato della squadra potrebbe anche influenzare questo. Comunque io mi auguro che poi le premesse che erano state poste all'inizio degli anni, che in questo momento secondo me stanno vacillando per le ragioni che dicevi te anche prima Fabio, poi invece ritornino ad essere preminenti, e anche la città
con le sue istituzioni torna a essere vicina a un oggetto come quello dell'Arezzo, che è importantissimo non solo per i risultati che ottiene in campo sportivo, ma anche per i risultati che poi ricadono sulla città, e che sono risultati importanti anche per la sua economia. E ovviamente, cioè, tutto questo non può prescindere da una società solida, credibile, in cui anche, diciamo così, il contributo aretino che era assicurato da Anselmo possa essere assicurato da qualcun altro, sia un contributo di prima grandezza, comunque importante. E a questo proposito poi chiudo, faccio parlare gli altri, cioè io questa cosa che c'è un imprenditore che ha il 70% e un altro il 20%, non la credo, non la vedo molto fattibile. O c'è un gruppo di amici, che per me sarebbe la cosa migliore, cui ognuno mette il 20%, 5 amici, a rotazione fanno i presidenti, allora la situazione cambia. Altrimenti, cioè, chi mette i soldi e decide, e quindi io sono privo della decisione, metto i soldi però decide l'altro, insomma è una situazione che non può reggere a lungo, e quindi al massimo può convivere una società di due persone o di due gruppi al 50%, altrimenti lo vedo difficile. Infatti, da quello che trapela, ma l'ha fatto trapelare anche lui, Anselmi ripresenterà la proposta di andare con le stesse quote, cioè chiederà che la cava ceda le quote per andare 49,5 pari. E ci sono dei dubbi che ovviamente per vari motivi questa cosa possa andare in porto, e c'è poi la posizione di Orgoglio Amaranto, che fin qui ha fatto quella nota di grande buonsenso in cui invitava tutti, insomma, ad abbassare i toni, però all'interno di questo comunicato si parlava di trasparenza, c'erano di settore giovanile, secondo me c'erano dei messaggi molto chiari, forse anche in controtendenza rispetto a una parte della gestione fin qui. Comunque, come da tifoso, da osservatore, che cosa ti aspetti, come la vedi? Allora, guarda, da tifoso è chiaro che dispiace vedere questa situazione, perché si era creato quella società nuova che poi ci aveva, ecco, traghettato dalla scorsa stagione in cui rischiavamo di sparire a un futuro invece molto più roseo, quindi insomma ci eravamo anche affezionati a questo duo, diciamo, no? Di La Cava e Anselmi, perché comunque si erano stati gli artefici della rinascita, e è chiaro che la speranza era quella che potessero ricucire rapporti, però mi sembra che sia in questo momento molto difficile, perché anche a Pontedera mi accorsi che Anselmi si incrociarono e nemmeno si guardarono, nemmeno si salutarono. Con la Juve B Anselmi era in tribuna e La Cava era in panchina, insomma sembra proprio che si vogliano evitare, quindi mi sembra veramente difficile ormai che si possa creare un risanamento. Comunque vediamo domani con questo CDA se ci sono margini e come andrà la faccenda. Mi piacerebbe, comunque, ecco sì, Orgoglio Amaranto, concordo al 100% che ci vuole sempre trasparenza e chiarezza, abbiamo visto insomma a cosa ci porta non avere, ecco, appunto, trasparenza e chiarezza, oppure non fare il passo secondo la gamba. Ecco, io mi auguro che questa società faccia sempre le cose con equilibrio, spendendo quello che può spendere, senza strafare, perché abbiamo visto che poi la Serie C se no ti fagocita, insomma, in questo senso. Le cifre che sono state diffuse, no, sono corrette, credo non l'abbia smentita La Cava, no? Che siamo a una gestione di oltre 3 milioni in una categoria dove, ora, quest'anno, diciamo, appunto, magari prendi delle valorizzazioni, prenderai, no, gli introiti dalle vendite di giocatori che si stanno mettendo in luce, però insomma è una gestione oggettivamente superiore, no, a quello che magari era stato inizialmente previsto. Cioè, quando un socio di minoranza è in così contrasto con il socio di maggioranza, in cui in questo caso Anselmi dice nel CDA si sono prese delle decisioni e poi i comportamenti, no, seguenti sono stati contrari rispetto a quanto deliberato dal CDA, cioè come se ne può uscire in questi casi? Se ti è mai capitato, come se ne può uscire? Ma se ne può uscire in tanti modi, non è che c'è un modo ben preciso di farlo, però prima di tutto hai detto che domani sera c'è un CDA, quindi il CDA non deciderà assolutamente niente, perché decide l'assemblea e non il CDA. Il CDA ha soltanto, penso, da statuto ordinaria amministrazione, quindi però variazioni di quote o di statuto li fa soltanto l'assemblea ordinaria e straordinaria soprattutto, e quindi di conseguenza non è... Perché non facciano anche quella, non lo sappiamo.
Vabbè, però deve essere convocata per tempo, non so se 8-15 giorni, addirittura la straordinaria ci deve essere il notaio, quindi non è che è una cosa semplice e che si fa in due minuti, deve essere pubblicata, quindi di conseguenza sapremo se c'è un'assemblea oppure no con questi ordini del giorno, non c'è, quindi di conseguenza ci sarà un CDA. Io spero che i due soci si rendano conto che non sono soci di un SRL normale, ma sono soci di un SRL che interessa dal punto di vista sociale, ma sociale fra virgolette, tutta la città, perché traina dietro di sé un pubblico indifferente e interessi non indifferenti, sia di natura calcistica sia di natura, come diceva lui, per la città stessa. Quindi che si rendano conto e siano persone veramente che con metodo, che sappiano quello che fanno e che non fanno, perché alle spalle hanno una città e quindi di conseguenza si devono comportare di conseguenza. Poi il socio Anselmi, logicamente, essendo di minoranza, non so le possibilità che ha, andrebbe visto il capitale, lo statuto, perché lo statuto gli potrebbe dare anche delle prerogative ben precise, cioè le maggioranze che fanno in modo che ci deve essere o la totalità oppure superiore all'80%, per cui anche lui rientrerebbe in gioco, questo non lo so. Di fatto, logicamente, essendo in minoranza, se ci sono delle cose che vanno contro quello che è stato deciso dal Consiglio di Amministrazione, può fare la richiesta di recesso, quindi la valorizzazione della quota al momento in cui fa la domanda di recesso e recedere la società e lasciare tutto alla cava, se la cava volesse così. Però veramente mi sembrerebbe illogico. Anselmi è uno che ho visto, ci crede nell'Arezzo, ha avuto occasione di parlarci, è entusiasta, quindi io direi vediamo un po' di mettersi a sedere tutte e due, di fare un mea culpa e di andare avanti così come si deve, come era fin dall'inizio, con gli stessi obiettivi. Rivedere se ci sono delle difformità, di parlarne, trovare soluzioni e andare avanti, però in modo uniforme, visto anche i risultati della squadra, perché sarebbe veramente un peccato quest'anno sciupare questo gioiello, perché se alle spalle la società non c'è, il gioiello si sciupa, te lo dico sicuramente. E se, perché c'è anche questa ipotesi, se uno dei due soci di minoranza, che potrebbe essere Goia Maranto o lo stesso Anselmi, rimanendo socio, uscisse dal CDA, che cosa succede in questi casi? La cava diventerà amministratore unico e quindi di conseguenza avrà dallo statuto delle prerogative ben precise e le utilizzerà, queste prerogative, e quello che non può fare da solo andrà in assemblea, nell'assemblea dei soci, e nell'assemblea dei soci, avendo la maggioranza, farà ratificare oppure si farà dare ulteriori incarichi. Ecco, c'è un articolo oggi di come si chiama, Criscitiello, su tutto C, che chi? Pedulla, sì. Criscitiello di Avellino, ecco, esattamente. Una piazza che ci abbiamo avuto anche a che ridire qualche anno fa, in Serie B. Sì, tutto rispetto, no, mi ricordo però che ci fa uno. Volevo dire una cosa, no? Lui ha detto una cosa importantissima della città, no? Dico, ma quest'anno noi abbiamo fatto un campionato al di là di ogni aspettativa. Parliamo di debito e abbiamo visto che da due giocatori il direttore generale ci ha detto che prende almeno 2 miliardi, quindi ricopre tutti. Milioni. 2 milioni, 2 milioni, io sono rimasto alle lire, sono rimasto alle lire. 2 milioni, e quindi ricopre tutti gli interi debiti. Quindi è indicata anche la strada, è tracciata la strada, perché cioè tutti qui dicono non si può fare calcio, ma non è vero. Io ho sempre detto, in un mondo di ciechi, beato chi ha un occhio, se te fai un settore giovanile serio, che non ce l'ha nessuno in Italia, parti avvantaggiatissimo, però... Diciamo tutti gli anni, però, perché siamo sempre qui. Tutto è subito, non si può avere tutto è subito, bisogna investire, ci vogliono anni, e finché non entriamo in questa logica, noi rischiamo tutti gli anni, sì, magari di fare un grande campionato, ma di chiudere due anni dopo, perché questo è il calcio italiano. Ci vogliono imprenditori aretini, perché gli imprenditori aretini vivono la città tutto il giorno e tutti i giorni e si rendono conto di quello che vuol dire essere nella dirigenza di una società di calcio della propria città. Uno c'è in minoranza, ma c'è. È in minoranza, ci vuole altra gente che si deve fare, che faccia il passo che deve fare, che non vuol fare, però sarebbe in questo momento il caso che lo facesse. Criscitiello faceva notare come in media gli introiti per una società di C siano circa, non escluso le valorizzazioni, cioè gli introiti puri,
variano tra 500.000 e 600.000 euro, i costi in media sono 1.700.000, quindi lui dice questa è un'industria calcistica destinata nel lungo periodo sempre a fallire. Ma guarda, qui c'è uno che ha fatto i conti con le noci, la trasparenza secondo me è la cosa essenziale, perché poi questi bilanci delle società vengono, diciamo così, artefatti, no, vengono nelle società di calcio. Ti ho detto quando c'era le noci, no, ti ho nominato come sei qui, però dico, te eri l'eccezione, sei l'eccezione anche di un... il comune era l'eccezione, ce lo devi sempre buttare. Io no, ora non mi voglio allargare, comunque nell'Arezzo sei stata un'eccezione che conferma una regola generale che è fatta di fallimenti di tutte le società per motivi chiari, perché oggi chi ha interesse a investire in un campionato come quello di Serie C, addirittura in Serie D, lasciamo perdere, insomma, no, perché ci vanno i veri motivi per cui ci vanno, io non ne voglio parlare perché non voglio parlare di penale o di cosa di questo genere. Quindi facciamo in modo che il calcio, che i soldi tornino alla luce, che siano chiare le operazioni, perché altrimenti i bilanci, se non sono chiari, poi effettivamente succedono quello che sta succedendo tutti gli anni in Serie C e anche in categorie più alte. Ti trovo che è difficile, veramente difficile fare quadrare un bilancio di una società di Serie C e di Serie D. Dobbiamo fare passi da gigante per poter chiudere almeno un pareggio un bilancio della società di calcio. Ti vorrei semplicemente dire quello che disse Graziani il giorno che tornavamo da Pistoia dopo lo spareggio dello Spezia. Sarà a macchina, sono a Arezzo, gli disse adesso tutto in Arezzo, e gli dice che noi non abbiamo più un soldo per fare la Serie C. Quindi troviamo soluzioni alternative perché noi non ce la facciamo più. Non mi chiedere più niente perché io non posso fare più niente. E poi l'hai trovati. Trovò il Bovini e quindi... Grazie a Luca Amorosi, grazie a Giorgio Ciofini, a Giuseppe Marconi, a lunedì prossimo.